L'attività di indagine e adozione di misure di prevenzione costituisce solo uno degli aspetti delle numerose attività messe in campo dalla Polizia di Stato per tutelare le vittime dei delitti di violenza di genere o domestica. Gran parte degli interventi del personale in servizio per il controllo del territorio riguardano proprio liti in famiglia, reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. Le statistiche del 2020 della Questura di Torino evidenziano che gli interventi per questi reati sono di più del doppio di quelli per la cosiddetta criminalità predatoria, come ad esempio rapine in strada, scippi e furti in appartamento. La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, da cui dipende il Servizio del Controllo del Territorio, mediante l'adozione del protocollo EVA, esame delle violenze agite, ha da tempo codificato le modalità di intervento nei casi di lite in famiglia, al fine di standardizzare le procedure proprio nel momento topico dell'acquisizione delle informazioni nell'immediatezza del fatto. Purtroppo è stato rilevato che spesso le vittime delle violenze tendono a sottovalutare la gravità del fatto e si rivolgono alle autorità solo in momenti di avanzata condotta delittuosa, ritenendo di poter controllare la situazione. Le scienze criminologiche ci hanno insegnato che spesso le donne non riescono a denunciare le violenze subite, a volte hanno paura. Tuttavia, il pericolo che scaturisce dalla sottovalutazione della situazione di fatto ha indotto da tempo la Polizia di Stato a una particolare attenzione all'attività di prevenzione di questi reati. Infatti, qualora non ci sia l'arresto o l'adozione di misure di prevenzione, si registra frequentemente una sempre maggiore incidenza del cosiddetto ciclo della violenza, in escalation di comportamenti che esordiscono spesso come ingiurie e diffamazioni, si trasformano in minacce fino a diventare atti violenti contro la persona, dalle percosse all'omicidio. In tali circostanze, l'attività di prevenzione deve estendere la propria azione in un'ottica predittiva, intervenendo non appena emergono segnali di allarme, anche a prescindere dalla determinazione di volontà della vittima, a tutela di eventuali minori che spesso sono vittime di violenza assistita perché costretti a vedere comportamenti violenti proprio da parte delle persone più care. Quando la pattuglia in servizio di controllo del territorio arriva sul luogo di una lite in famiglia, in alcuni casi su richiesta di persone estranee all'ambiente familiare, che hanno udito le urla o i lamenti e i pianti di bambini o di anziani presenti nell'abitazione, gli operanti entrano in un ambiente in cui potrebbero essere già stati compiuti atti di violenza o maltrattamenti. Il progetto EVA della Polizia di Stato opera proprio in quest'ottica predittiva per i reati di violenza di genere. Pertanto, al termine di ogni intervento, il personale operante è tenuto a compilare una scheda di rilevazione nella quale sono inserite tutte le informazioni utili concernenti le modalità dell'intervento da conservare per ogni ulteriore necessità, soprattutto laddove la persona offesa non intende chiedere l'attivazione delle indagini penali o l'erogazione delle misure di prevenzione. In questo modo la volante, prima di giungere sul posto, sa già quali e quanti altri interventi dello stesso genere ci siano stati, se qualcuno detiene armi o se siano state querele, denunce, referti medici o esposti. I reati compiuti nel contesto familiare, come ad esempio i maltrattamenti in famiglia o gli atti persecutori, sono caratterizzati da una pluralità di condotte di violenza fisica, psicologica o economica, che si sviluppano nel corso del tempo. È quindi molto importante che prima dell'intervento sul posto l'equipaggio sia a conoscenza di eventuali episodi pregressi. Queste informazioni consentono agli operatori di possedere più elementi per gestire situazioni fortemente conflittuali, nelle quali avranno cura di interrompere tutte le situazioni critiche, di separare immediatamente la vittima dall'aggressore e individuare uno spazio protetto per eventuali minori, per ricostruire la dinamica dei fatti che può condurre anche all'arresto immediato dell'aggressore.